Questo è il concerto del popolo di Pino, ormai è diventato un appuntamento fisso, lo dimostrano i numeri che ogni volta che si annuncia in pochi minuti la gente ce la ressa per il biglietto, che poi ripeto è gratis, l'ho voluto così e sarà sempre così, quindi è un appuntamento per riunire un po' i nostalgici, tutto il popolo di Pino. Con il concerto evento al Pala Partenope anche quest'anno Napoli omaggia Pino Daniele in occasione del giorno in cui il cantautore avrebbe compiuto 62 anni. È la terza edizione di Isto vicino a te, l'omaggio voluto dal fratello Nello e organizzato con il comune che vede la partecipazione di numerosi artisti. L'evento in programma sabato sera 18 marzo a partire dalle 21 è aperto alla città con ingresso gratuito. Esauriti in pochissimi minuti i biglietti distribuiti online sul sito del comune, ancora qualche centinaio ad oggi quelli disponibili al botteghino del Pala Partenope, dove è possibile ritirarli uno a persona fino alle 18. Il tempo non solo non fa dimenticare, anzi fa sentire sempre di più il vuoto che Pino ci ha lasciato, quindi questo appuntamento è anche un grande fattore di identità, di orgoglio, una grande emozione nel ricordo di Pino, ma con l'arte di Pino anche un grande sguardo rivolto verso il futuro. C'è un fiorire di iniziative, quindi è come se questo giorno fosse effettivamente l'avvio ogni volta della primavera. In diretta su Radio Marte e sul sito del Mattino, la serata in memoria di Pino vedrà sul palco, al fianco di Nello Daniele, Peppe Barra, do di Battaglia dei Pooh, intervenuto telefonicamente alla conferenza stampa di presentazione in sala giunta, Nino Buonocore, Nino D'Angelo, Sal Da Vinci, Fabio De Caro, Maurizio De Giovanni, Tony Esposito, Marina Mulopoulos, i 99 Posse e Marco Zurzolo. È il primo anno che partecipo a questa emozionante serata, perché amavo molto Pino, era un mio caro amico, e ho voluto intitolare il mio ultimo disco appunto Cammina Cammina, non solo perché è inserita la canzone nel mio ultimo lavoro, ma perché Cammina Cammina ha un titolo scaramantico anche, quello di camminare, superare tutti questi ostacoli che si stanno frapponendo tra l'arte e la cultura e la politica. L'evento in omaggio a Pino Daniele è stato anticipato di un giorno rispetto alle prime due edizioni perché domenica 19 è in programma al San Carlo la proiezione del docufilm dedicato al cantautore napoletano. Pino, indipendentemente dalle istituzioni, è nel ricordo di tutti e vive in tutte le persone, perché la musica, i CD, gli spettacoli, però noi, come dicemmo il primo giorno, come istituzione non l'abbiamo dimenticato. E il terzo evento che organizziamo al Pala Partenope, Isto vicino a te, con tanti artisti, il comune organizza, vuole fortemente tutto questo, e devo dire in questi anni, dalla strada a Pino Daniele, ai concerti, agli spettacoli, anche domenica al San Carlo, che ovviamente non è solo il comune di Napoli, ma anche noi ci siamo in questo evento. Poi c'è il grande sogno di poter riuscire a convincere finalmente tutti i familiari di Pino per fare un gran concerto al San Paolo, quello sarebbe il coronamento poi di un sogno non tanto di sindaco, oltre che di sindaco, di fan di Pino Daniele.